Alle tre! Radio Start Lab. Scusate, wow, la risata. Ciao a tutti dalla Vale. Ciao dal Pave. E ciao dal Valluzzi in regia. Come potete sentire, abbiamo una nuova base. Sì. Una nuova base che è un po' al limite tra X-Files e Indiegheto. Indiegheto. Però in verità l'abbiamo scelta per il primo motivo. Sì, per no, il primo. Perché siamo X-Files? Lì. Perché? No, non per quello. No. Ma qualcuno forse crede di sì. Quasi. Ma non è per quello che l'abbiamo scelta. Perché l'abbiamo scelta, Pavel? L'abbiamo scelto perché stasera avvieremo, se così si può dire, una nuova rubrica che si chiama, che intitoleremo, Che fine hanno fatto? Ma da dove nasce, da dove nasce questa rubrica? Ma da dove nasce questa idea? Ce lo racconta la nostra Valeria. Nasce perché un mio amico, sì, uno dei nostri tre ascoltatori, sì, sicuramente quello più attivo, evidentemente. Evidentemente quello più attivo, qualche sera fa mi disse, ma quante ascolta, sere fa? Qua, tre sere fa, perché sono sempre orsono. Orsono, sono tre. Tre sono. Certo. E niente, mi disse, cavolo, ma io vi ascolto sempre, soprattutto quando sono molto allegro. Cioè? Felice di vivere. Ah, cioè? Felice di vivere. In che senso? Sorride, felice di vivere. Sorridente. Ah, vabbè, meglio, facciamo questo effetto agli ascoltatori. Cioè, l'idea è quella. Diciamo euforico. Euforico. Diciamo euforico. Va bene. Sono molto euforico. Vi ricordate quando andavate sui siti per scaricare, tipo, non so, i film in streaming? Qua non scarica niente nessuno perché la pirateria è reato. È reato. Non ruberesti mai una borsetta. Esatto. Però usciva, sono molto euforico. Vi ricordate? Io me lo ricordo. Io no, perché non sono troppo vecchia. Sì. E niente, mi dice. Ho avuto un attimo di. Uno dei nostri tre ascoltatori. Sì. Ma perché non fate anche una rubrica su che fine hanno fatto? Perché spesso e volentieri io mi chiedo che fine hanno fatto alcuni dei grandi personaggi degli anni 80, 90, soprattutto 90, perché sono quelli della nostra infanzia. Certo. Cerco, magari cerco su YouTube qualche revisione un po' divertente, un po' euforica della loro storia, ma non certo trovo mai niente. E tu gli hai risposto, che cazzo vuoi queste pretese? No. Avanza anche. Però volevo volevo raccontarvi che non solo ci ha fatto questa domanda, gli ho detto, cavolo, buona idea, ma ha creduto talmente tanto in questa idea che addirittura mi ha mandato le informazioni di lui. Ha detto, che bello, non abbiamo dovuto scrivere. Dato che proprio quella sera siamo usciti a... Mi ha nominato uno dei grandi scomparsi della musica. No, scomparsi, non di c'era morto. Nel però uno dei grandi, diciamo, misteri del misteri che fine ha fatto, che fine certo ha fatto, esatto, della musica italiana, ossia Battiato. No. Branduardi. Ci sei qua quasi. Quasi. Acqua. Ok. Tanta acqua. Non lo so. Diciamo che è italiano come loro, però. Ah, ok. Allora non lo so, dimmelo tu. Mauro Repetto. Ah. Che perché, siamo lì. Che per chi non si ricordasse e si chiedesse, va bene o che fine hanno fatto, giovane per. Ma esatto, ma va bene che fine hanno fatto, ma soprattutto chi cazzo sono? Esatto. Che ecco, potremmo fare un'altra rubrica. Chi cazzo sono? Allora, chi cazzo è Mauro Repetto? Chi cazzo sei? Io me lo ricordo molto bene, anche il Pave, penso anche il Valluz. Io un momento dimenticabile. Il Valluz no, perché è troppo giovane. Ma cosa è dici? Giovane. Ma che te la nostra età non fare il Valluz, giovane. Nel 94? Nel 96? 6? Cavolo, 96 dai cariatidi. Vabbè, 23 anni questa. Mamma mia, cariatidi siamo. Quest'anno 23 anni. Anch'io. Ma porca mamma, cariatidi. E niente, vabbè. Quindi Mauro Repetto era il secondo degli 883. Secondo. Erano in due. Diciamo che sì, era uno il e due. No, era il secondo di formazione, ma moralmente era il primo. Moralmente era il primo. Dai. Comunque, grande Max, però certo, sai certo, che mitico la Max. Penna di Repetto, sai bene cosa ha scritto. Ha ferito più della spada. E sì, e praticamente, tra l'altro, è curioso sì il modo in cui è scomparso. Motivi di mafia. Ci arriveremo dopo. No. Non per motivi di mafia. No, scherzo. Perché Mauro Repetto sì e Max Pezzali si conobbero. Mm. Allora, Mauro Repetto nasce a Genova. Sì. Però poi si trasferisce nel Pavese, viene adottato nel Pavese. Mm. E qui, al liceo Copernico, sì, conobbe Max Pezzali perché il Max mi sì fu bocciato. No. Mi fu bocciato. In cosa? Non so bene in cosa, però insomma mi fu bocciato. E quindi ripeté l'anno sì e qui mi conobbe il Mauro Repetto. Magico. Il Mauro. È il destino. Il è Mauro. Il destino che ti fa conoscere Mauro. E insomma da quei banchi di scuola poi... Nasce l'amore? No, vabbè, sì, diciamo un amore... Le righe del Ticino. Diciamo, se lo picchiamo. Un amore musicale.
Tu dici un connubio. Ma perché deve sempre essere così volgare? No, sto dicendo un connubio indissolubile, in sì, gigantesca, esatto, memoria quasi. Il connubio musicale che scusa, perdonami. Bonariamente, però insomma, tra il volgare e il faceto, no, il faceto e l'elevato, cioè. Cioè, insomma. Scusa. E niente, praticamente sì, si conobbero e sì, si disse e si si disse. Ciao, io sono Mauro. Ciao, io sono Max. Figa. Diedero, crearono la prima formazione, sì, che poi divenne quella, che poi la prima formazione, sì, tra loro due, cioè, cambiarono nome, però diventarono gli 883. A un certo punto gli 883. Come i jeans o gli stivali? Perché? Non lo so, non sono tipo jeans o stivali. Guarda, sinceramente sai che non so dove o nasca. O una giacca, sai, non lo so. Credo che sia un capo d'abbigliamento. Mi cogli in castagna. Sai che fosse un capo d'abbigliamento. Lasciamo che sia il nostro regista a cercare questa informazione. Questa cosa. Comunque. E niente, quindi da questo connubio poi nacquero le famosissime canzoni. Sì. Non su dove stest, esatto. Come non mai, est, ma chi sarai. Nel 93 l'album, ricordiamolo. Nel 94 poi uscì un altro album intitolato Remix 94. Che spettacolo. Ma perché il nostro regista guarda i jeans? Sono jeans. Non so se il nome si è preso proprio da quello o meno, però vabbè. Appunto, nel 94, ultimo album con i, insomma, degli 883 e di loro due insieme. L'ultima apparizione di, cioè, insieme di Max e Mauro, musicalmente parlando, è una puntata del Roxy Bar di Red Ronnie. Faremo anche una puntata su che fine ha fatto. Assolutamente, assolutamente. Poi parliamo anche del Roxy Bar magico. Ma sono altri ma discorsi. Ne parleremo a tempo, esatto, debito. Ma fa troppo ridere questa cosa. L'ultimo incontro, cioè l'ultimo incontro, no, sì, però diciamo l'ultimo incontro come 883, diciamo ufficiale, cioè vero e proprio, che pose l'ultima pietra, sì, sul loro connubio. Sì, il momento in cui vi separate vie diverse, momenti insomma in cui le strade si dividono, fu quando dopo il sabato di Pasqua del 94, quando dopo delle come si chiamano, delle prove, comunque dopo si è incontrati, tutto, Max, tutto era tutto normale, tutto era normale, sotto il sole di Berlino tutto normale, sotto il cielo di Berlino tutto normale. Max saluta il suo collega Mauro dicendogli: oh Mauro, ci vediamo lunedì alle 14. Cito testualmente, ci vediamo lunedì alle 14. Cioè, su Wikipedia è virgolettato. Sì, sì, no, proprio, grazie, rivela le fonti. Il che il magico Maurone Nazionale rispose: ma guarda Max, veramente io parto per l'America, vado a Miami. Cosa? Cioè, voglio dire, un conto è se dici: no, sono al dentista, arrivo alle 15. Vabbè, ci sta. Lunedì non riesco, dopo tra mia nonna fa gli esami, facciamo martedì. Quello vabbè, no, vado in America, vado a Miami. Ma è bello Max. Scusate, io ma mi immagino rido tantissimo per la faccia che devo aver, esatto, fatto. Io immagino Max tutto sereno che arriva: oh Mauro, ciao, lunedì alle 14 Pasqua, ci vediamo, magico. No Max, io non ci sono, vado in America. Cioè, secondo me ha fatto la faccia. Una carriera avviata, milioni, sì, di fans, così. Che poi, chiusi così. Che poi il bello è che Max è sempre allegro, sempre bonario, sempre col sorriso. No? Max Pezzali, il bello è questo: che è sempre allegro, sempre una bella persona. Io immagino la faccia di merda che deve aver fatto. Cosa? Cioè, tipo, oh, ci vediamo lunedì alle 14. Magico, buona Pasqua. No, io veramente vado a Miami. Okay? Cioè, ucciso. Cioè, secondo me è rimasto lì fino alla Pasqua del 95, sì, fermo immobile. Cioè, è rimasto di merda lì. Ma secondo me Max lunedì alle 14 c'è andato. Secondo me lui no, c'è andato lunedì alle 14. No, ha detto, secondo me mi ha fatto uno scherzo di Pasqua. Famoso, sì, scherzo, famosi di Pasqua. Scherzo di Pasqua. Ha pensato fosse già primo il sì, pesce primo d'aprile. Maggio. No, primo di aprile, scusa. Certo, cioè, primo maggio lavoratori. Che giustamente. Ma secondo me lui c'è andato. Max, sì, c'è, sì, andato e ha detto: no, sì, non è vero, una cazzata. Anche cioè, anche se l'ho accompagnato al gate e ci siamo baciati lì, non mi interessa, io ci credo lo stesso. E invece mi sta facendo uno scherzo grandissimo. Siamo su scherzi a parte, sì, non lo so. Ha preso il volo di ritorno subito. Sabato parte, domenica arriva, domenica sera parte, lunedì alle 14 in punto e allinate arriva. Ma non fu solamente l'unica. Ma non fu così. Non fu così e soprattutto non fu l'unica citazione. No, infatti il padre di Mauro disse alla notizia dello scioglimento, della sciogliazione, scusate, degli 883, disse: altro che ucciso l'uomo ragno, figa, hai ucciso la gallina dalle uova d'oro, senza il figa. Però nel senso, chi, cioè, lo sa? Magari, no, chi lo c'è sa, magari comunque c'è il figa, no, taglia quello. Sì, no, comunque in effetti giustamente dici, cioè, che cazzo
lasci un gruppo così ben avviato che ha un, che avrà poi anche un enorme successo come l'aveva già anche sì, i tempi. Esatto, cioè, che continuerà negli anni tra l'altro. Esatto. Purtroppo così, di così la vita dalla ti fa sera alla mattina proprio. Sì, la vita ti fa strani scherzi. Alla fine non ti senti magari abbastanza realizzato, dici voglio tentare un'altra via, un'altra carriera. Prendi, vai, vai a Miami ingannando il tuo amico che ti aspetta alle 14 lunedì. Ma soprattutto noi adesso andremo ad indagare, perché questi fatti, comunque, a parte queste citazioni, penso che questi fatti comunque fossero più o meno noti al grande noti, pubblico. Noti, esatto, più sì, o meno. Il Corriere della Sera ne ha fatto un po' un servizio, anche la Repubblica. Il Corriere della Sera ci ha fatto un inserto. Stai scherzando? Certo, ovvio. Secondo te il Corriere della Sera va lì sotto? No, sai, non c'ero, cioè c'ero, ma ero piccola nel 94. Dai. Magari ce l'avevi un collezionista di inserti, gli 883. Però adesso viene il capitolo buio. Capitolo questo della storia di Mauro Repetto. Perché una Mauro Repetto quando poi perché lasciò così di punto in bianco quello che forse era anche il suo migliore amico, Max Pezzali? La vita, magari dei due ti limiti a scrivere, scrivi e basta, ti senti rinchiuso e limitato, vuoi dare un più sfogo a quella che pensi sia la tua vena artistica. Beh, che fu, che in verità fu una delle ragioni. No, sì, che comunque se vai a vedere ha fatto una marea di robe. Fu anche una delle ragioni, perché effettivamente questa fu una delle ragioni, ma diciamo che la ragione, diciamo, nota al grande pubblico era per paccare era perché si era innamorato. Magico. Di una Mauro Repetto si era innamorato di una modella di una modella americana, sì, tal Brandy. Inebriante. Tra l'altro Brandy è un nome che capita, sì, Brandy. Tal Brandy che lui vide su una rivista e che andò a cercare market. Che andò a cercare in America. Sì. Purtroppo non la trovo mai. Questa è la storia. Ci siamo passati tutti. È la storia triste. Chi non ha attraversato il mondo in cerca di una strafiga che ha visto su una rivista. Purtroppo non la trovo mai. Ma non si diede per vinto. Perché Non sarebbe Mauro Repetto altrimenti. Impareremo nella storia di Mauro Repetto che darsi per vinti mai. No, non c'è nel vocabolario di Mauro Repetto. È sempre riuscito a trovare, diciamo, un modo per tirarsi su. E infatti, visto che era in America e la sua grande passione era Miami, ha cominciato a pippare. Sai che Miami è fondata dato che la sua grande passione, oltre naturalmente alle canzoni, a scrivere canzoni, alla musica, era anche il cinema, l'arte, insomma, un po' tutto a 360 gradi. Era un artista a tutto tondo. Solo che era ancora vivo, è ancora tra di noi. Si iscrisse al New York Film Institute. Ma a Miami. Era in America, si iscrisse al New York Film Institute. Perché non capivo. Ma purtroppo anche qua, come dicono, la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Il nostro povero Mauro fu truffato da un avvocato statunitense che gli prese $20,000. Nel fare un film. Non si spiega bene, non è chiaro, giustamente, perché è una cosa privata la dinamica dell'incidente. Ovvio. Comunque sia, il nostro povero Mauro, tentando di girare un film, cornuto e mazziato, come si suol dire. Non cornuto e mazziato, però. Diciamo in astine, senza, in bianco. In bianco e mazziato. Mazziato. E niente, quindi tornò in Italia. Questi avvocati, mai fidarsi. Tornò in Italia e non si diede per vinto. Esatto, un avvocato. Non sono un futuro avvocato. Ma. E che ruberai i soldi. Quindi non fidatevi di me. Che ruberai i soldi. A Mauro Repetto. Sto già lavorando per questa cosa. E niente, quindi Mauro torna in Italia. Sì. E si rimette sulla cosa che sa fare meglio. Cioè la musica. Sole viviste. No. Ok, la musica. La musica. E quindi scrive un nuovo album. Sì. Solista. Che se non ricordo male si chiama Zucchero Nero. Zucchero filato nero. E in questo album viene contenuta la canzone che noi abbiamo citato all'inizio di questa, puntata. Nulla è lasciato al caso. Che inizia con Pave alle tre, che si chiama Voglia di cosce e sigarette. Wow. Ora, noi l'abbiamo trovata, come dire, un po' indie. Un po' avanti per i tempi. Vuoi che citi uno dei commenti alla canzone? No, non voglio che lo citi, perché stai pensando. Diciamo che secondo me era un po' avanguardista. Un po', dici. Diciamo che è stato un precursore dei precursore tempi moderni. Un po' un Calcutta del 94. Un Calcutta del 94. E i tempi, diciamo che
poco capito, ma anche oggi viene un pochino poco capito. Vi invitiamo a andare ad ascoltare la canzone Voglia di cosce e sigarette. Prima di andare avanti nella puntata di qualsiasi cosa, fermatevi un secondo, fate un bel respiro, chiudete gli occhi e immaginate questa cosa: voglia di cosce e sigarette. Fatevelo bene rimbombare in testa. Voglia di cosce e sigarette. Ecco, avete capito tutto, ascoltatori. E insomma, diciamo che ma forse... Ma che voglia è? voglia di cosce e sigarette. Ma cosa vuol dire? Ma... Io ho capito che non l'hai trovata. Quella tipa in America. Ma figa, ma voglia di cosce e sigarette. Che cazzo vuol dire? Ma se qualcuno se lo vuole spiegare, noi siamo qua pronti. Sono io che non capisco l'arte avanguardista, cioè l'arte moderna, l'arte avanguardista, diciamo. Sì, sono io che non capisco l'indie. Era un po', diciamo, un dadaista. Sì, io sono fermo a Claudio Villa. Ostriche e champagne. Sì. Champagne da un incontro. Per me dare un incontro. È una rotonda sul mar, quelle cose lì. Sì, il nostro insomma. Disco che suona. Esatto. Sì. Ma Pave. Sì. E quindi, scusate per finire il discorso. Sì, no, giusto. Diciamo continuiamo con la vita. Non c'è bisogno di dirlo che... Purtroppo non fu un grande successo. No, non fu un grande successo. Purtroppo. Ma andiamo avanti. Il periodo nero non è finito lì. Almeno il periodo nero. Sono momenti della vita. Poi stiamo comunque riassumendo una vita di anni e anni e anni, esatto, in poche parole. Esatto. Non è che noi diciamo momento nero perché siamo smorti da ridere quando l'abbiamo letto. Ma voglio dire. Diciamo che non ce l'aspettavamo. Sì, cioè, non ce l'aspettavamo. Non ce l'aspettavamo. Infatti, il buon vecchio Mauro Repetto, che è naturalizzato francese, esatto, tra l'altro, esatto. Quindi ha un'origine un po' francese. Oh, sì. È tornato in Francia dopo questa esperienza. È tornato in Francia, ha girato un cortometraggio che vado a leggere sui miei fogli. Si chiama Point Mort. Aspetta, mi è partito il microfono. Point Mort. Punto morto, punto morto. Che ti fa capire tutto a che punto era la sua vita. Quindi va bene. Va in Francia e dopo questo cortometraggio, diciamo più o meno andato bene, non so, la critica non so, non abbiamo approfondito. Ha trovato lavoro a Disneyland Paris come cowboy, come animatore. E secondo me, questa è la mia ipotesi personale. Sì, sì. Secondo me la canzone di Max Pezzali, recente, di pochi anni fa, I cowboy non mollano, l'ha fatta per sfottere. Secondo me, poi. Cioè, è solo un'idea. Perché in effetti il cowboy Repetto non ha mollato. Perché Mauro Repetto ci insegna che anche se tocchi il fondo, puoi sempre risalire. Puoi sempre scavare. Puoi sempre scavare, però nel suo caso è risalito. Ma lui? Lui ce l'ha fatta. Come ci insegna il malgrande Max, i cowboy anche se gli spari poi si rialzano. E lui si è rialzato. E lui si è rialzato. Da buon cavo. Perché da buon italiano a Disneyland Pavia ha incontrato un tipo che ci lavorava, che ha fatto l'Erasmus a Pavia e quindi si conoscevano dalla giovinezza. Ah, perché tra l'altro Mauro Repetto, se ne dimentica di dirlo, è laureato in lettere. È laureato in lettere, tra l'altro. Cioè, tutto questo, lui è tornato dall'America, è andato e venuto, sì, ha cercato brandy, si è anche laureato in lettere. Si è anche laureato in tutto questo. Perché cioè, ha fatto Mauro film Repetto ci insegna che non si mola mai. Ha fatto film, ha cercato fighe senza trovarle, è andato a Miami, ha fatto mille cose e si è laureato in lettere. Nel frattempo, quindi, esatto. Chi è a casa? Ma tornando che sta sua... studiando lettere, pensi a Mauro Repetto. Esatto, appendetevelo in camera. Ma tornando alla sua natura italiana, ha conosciuto questo tizio che lavora a Disneyland Paris, che ha fatto l'Erasmus a Pavia e quindi si conosceva dalla giovinezza. L'ha riconosciuto e gli fa: figa Mauro, cazzo fai qui? Ci vediamo lunedì alle 14. No. Questo qua gli è, insomma, l'ha riconosciuto. In giorno della marmotta. Sì, esatto. L'ha riconosciuto e gli ha detto: ma perché sprechi il tuo enorme talento, e su questo sono serio, di artista, di scrittore, di compositore, facendo il cowboy che non molla a Disneyland Paris? E da lì è passato a fare il manager. Misteri della vita. Come mai? Bah, chi lo sa. Comunque, non si è dato per vinto anche lì. Dopo aver fatto il manager, ha anche aperto con la moglie Josephine. Un po' come quella del grande Napoleone. Giuseppina, diciamo. Con la sua moglie Giuseppina, comunque ha due figli, ha aperto nel 2004 una ditta premiata di design. Quindi sì, figa, dal cinema alle lauree in lettere, alle fighe che non trovi, all'artista 360 gradi. È tutto tondo, ragazzi, è quello che dovreste essere tutti. E questo è un cervello. È un esempio. È un cervello che ha fuggito, però sono serio. Esatto, è un cervello che ha fuggito. Poteva aprire in Italia. Infatti, io d'ora in poi prenderò come esempio Mauro Repetto. Togliete da lì Paolo Bonolis. No, non è vero, scherzo, lasciatelo, grande Paolo.
perché non si vede, ma lì c'è appesa una foto di Paolo Bonolis. No, sul mi nostro sa che muro. L'hanno vista. Sì, si vede. No, sì. non si vede la telecamera. Ah, ok. Comunque c'è una foto di Paolo Bonolis. No, comunque, veramente io apprezzo veramente la sua resilienza. Cioè, il fatto comunque di trovare in tutte le situazioni. Cavolo, cioè veramente sì, gli poi, sono andata cioè, male di tutti quelli. Sto povero uomo, cioè veramente. Che poi comunque, cioè diciamolo, sono anche situazioni che si sono evolute nell'arco di, cosa sono, 10 anni, sì, 20 poi effettivamente anni, cioè, sono successe tantissime cose sì, no, in poco alla fine tempo. È una vita, quindi sono momenti brutti di una vita. Che quanti di noi stanno lì e dicono è andata male questo, è andata male quest'altro, male quest'altro. Non è che gli è andato tutto benissimo, però insomma, esatto. Non diciamo che è stata una vita di merda. No, la sua, no, assolutamente. Ma andiamo avanti. Perché il cowboy Beppetto continua a cavalcare verso ovest. Perché cosa succede? Cosa è successo? Cosa è successo poi dopo? Dopo praticamente, però, in Italia, sì. Mauro Repetto viene richiamato. Viene richiamato in Italia. L'esilio termina. Perché prima, diciamo che, se non ricordo male, scrive una pièce teatrale. Mamma mia. Una pièce teatrale. Anche teatro fa. Fa anche teatro. Come Albertazzi, il grande e pensibile Albertazzi. Non sapevo facesse anche teatro. Sì, 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 sì. Alzare Giacomo, citazioni. Che vi leggo, vado a leggervi il nome. Interpretando, scusate, la commedia dei personal coach. Mm. Alle Salon di Parigi. Mm. Ma in inglese o in francese? In francese. Ah, ma il titolo è in inglese. Je pense. Mamma mia. Je pense. Cioè italiano, francese, inglese, ma quest'uomo? E niente, praticamente, dopo essersi esibito, torna in Italia perché è richiamato. Giustamente. Dall'amico che aveva salutato, penso, nel 94, quindi quasi 18 anni dopo. Sì. Che è ancora lì lui, che è ancora lì, aspettando dai 14. È lì che lo aspetta. Ma Max, ma vieni al concerto? No, non posso, devo aspettare Mauro. Manda il sosio, sto aspettando Mauro. Ci siamo salutati a Pasqua. Finalmente Mauro torna dall'esilio estero. Da Sant'Elena ritorna. Esatto, Max è lì seduto con la barba lunga bianca. Un po' ipovedente, ormai cieco, perché nella stanza non entra più luce. E lo vedi arrivare. Ma c'è un cielo in una stanza, ricordalo. C'è cielo in una stanza. Cazzo c'è. È lì che lo vede, ma finalmente Mauro sei tornato. Ma... e niente. Porca troia. E insieme. Sì. Praticamente, se non ricordo male, questo, però su questa cosa ti chiedo a te, Pave, perché sì, sei più fan di me, certo, delle 883. Certo. Se no, Max fa un album di cover, canzoni sì, cioè, riprende, famose, riprende le Max 20, riprende le sue canzoni, esatto, per i 20 anni, diciamo, dell'album Hanno ucciso l'uomo ragno, riprende le vecchie canzoni dell'album stesso. Cantate con in duets, in featuring, yo, duets, con artisti in voga al momento, tipo i Club Dogo, piuttosto che J-Ax, piuttosto che, esatto, Fedez, eccetera, eccetera, eccetera. E Mauro viene richiamato e Two Fingers, yo. Oltre a scrivere alcuni testi per l'album successivo di Max, sì. Però diciamo che viene anche interpellato in quest'album di duets. Diciamo che c'è la presa per il culo finale. No. Sì, perché Max Pezzali non si è più ripreso da quel lunedì. E c'è rimasto un po' male. C'è rimasto mi un po' male, c'è fammi rimasto un vindicherò. Po' male. C'è rimasto un po' male. Dopo i cowboy non mollano. C'è un po' legata al dito. Che gliela insomma, l'ha un po' sfottuto. Gli ha un po' tirato una pallina di pane. Diciamo che in punta di fioretto l'ha un attimino colpito, touché. Gli ha anche detto touché per sfotterlo dalla Francia. E nella canzone Sempre Noi, che è cantata da Max Pezzali e J-Ax, nel coro c'è Mauro Repetto. Cioè, quindi una canzone che lui ha scritto l'uomo e cantato, che ha fondato l'uomo la che l'ha band creata, che ha creato. Tu immagini Max che lo richiama e dice: ma ascolta, vuoi venire a fare una parte in questa cosa che sto facendo? Ho ucciso l'uomo ragno e tutto. Sai, nella canzone Sempre Noi, che è nuova, però insomma, ricorda un po' Sempre Noi, sempre siamo noi, casino, eccetera, eccetera. Sì, ok, dai, che bello, veniamo gli 883, canto insieme a te. No. Veramente canta J-Ax. Tu fai il coro in fondo, ma in fondo, in fondo. Però Mauro gli ha buttato lì un ventello sul tavolo. Gli fa, dai, va bene. Però Mauro, da persona resiliente qual è? Grande, accetta, Mauro. Canta nel coro. Secondo me mi fa causa. Scrive. No, perché? Non lo so, lo sto prendendo in giro troppo. Stiamo dicendo delle cose bellissime su di lui. Ma sto a cosa? Si è venduto tu. Tu lo stai dicendo, io no. Appunto, secondo me mi querela.
Io no, Mauro, sto scherzando, tu sei un grande, ti voglio bene. Io sto, sì. sto portando avanti l'idea che Mauro Lepetto solo per scherzare. Sia resiliente. No, no, ma anche io. Che infatti torna, scrive altre canzoni. Non molla. Riporta il suo genio creativo. Esatto. A Max Pezzali. Nella natia Italia. Nella natia Italia. E niente, poi insomma, basta. Poi, i nostri, sì, poi si è parlato succederà di, altro forse. Si è parlato di altre collaborazioni, sì. Eccetera, però diciamo che poi non vengono approfondite. Diciamo che qualcosa in pentola bolle sempre. Bolle sempre. Però insomma, io sinceramente sono rimasta a tratti divertita, soprattutto dalla frase lunedì alle 14 ci vediamo. Però sinceramente sono... Diciamo che... cosa... No, in cuffia il nostro regista ci ha detto 25 minuti, però dirci che mancano 25 secondi, ha sbagliato. Che abbiamo fatto 25 minuti. Ah, abbiamo fatto 25 minuti di puntata. Che coglioni. Esatto. Chiedo scusa agli ascoltatori per questa rottura di cazzo. Ciao ragazzi, finiamo io la pensavo, qua. No, io pensavo che intendesse 25 minuti, pensando 25 secondi, sono morto per quello, ho detto 25 minuti. No, niente. Fì, quanto cazzo abbiamo. Chiudiamola così, tagliamo le gambe. Ciao. Sì, no, comunque ciao, c'è da dire che la vita, cioè nel senso, la vita, cioè bene o male, diciamo che la storia della sua vita possiamo concluderla qui. Se vi chiedevate che fine ha fatto. Mauro Repetto, ecco, lo sapete. Ha fatto, se vi stavate chiedendo, ha fatto questa fine, sta vivendo la sua vita per i cazzi suoi. Esatto. Diciamo bellamente ignaro di noi che lo diffamiamo. Se vi chiedevate che cosa ha fatto più che altro, esatto, dopo, sì. Perché dopo aver risposto alla prima domanda del chi cazzo è, perché per chi non lo conosce. Esatto. Comunque, insomma, adesso ve l'abbiamo raccontato. Esatto, e non perdetevi la prossima puntata, che sarà un tema molto simile, perché parleremo di Ballo, l'ex bassista dei Luna Pop. È vero, magico! È vero! È vero! Cazzo, numero uno! Che prima, che aveva, fine prima, ha fatto prima aveva i dread lui, magico, aveva i dread stralunghi. Poi è comparso in un video quello. Con i capelli corti. Con i capelli corti. È vero. Magico. Vabbè, ma ne parleremo. Basta, ne parleremo. Comunque, ovviamente, Mauro, ti vogliamo bene. Noi scherziamo. Se ti sei offeso, ma perdonaci. Scherzo, perché io non ho detto niente. No, io scherzo, ma perché sono tipo 2 o 3 settimane che siamo senza radio, cioè, quindi io mi sono troppo carico, troppo sì, carico. Sono troppo carico, devo un attimo svuotare. Ma si ascolteranno i nostri 20 ascoltatori. Ma basta. Che cazzo, perché ci ascolta Mauro Repetto? Non ci ascolta neanche i nostri genitori, figa. Esatto, dai, davvero, dai. Davvero. Comunque, niente, ci salutiamo qui. È stato bellissimo ricominciare l'anno con voi. Vi auguriamo un buon 2019, anche se come cazzo facciamo sapere che andrà bene. Stavo uccidendo con il microfono. Top, facciamo più ascolti. Niente, un grande saluto dal Pave. Ciao dalla Vale. E ciao anche da Vale, mio Gio, grazie per essere stati con noi. A E che fine hanno fatto? Che ciao, fine hanno fatto? Ciao canaglie. Radio Start Lab.